Della tragedia che ha sconvolto l'Europa, delle vittime di Lampedusa, si è detto e si sta ancora dicendo tanto, forse troppo, in attesa che i morti vengano recuperati e restituiti ai propri cari, in attesa che queste vittime insegnino soprattutto un nuovo approccio al problema delle migrazioni. La redazione di ETV condivide uno dei tantissimi messaggi di dolore, di rabbia, di lutto arrivati via SMS a Buongiorno Marche, il programma del mattino di ETV e Radio Center Music. È firmato Kate di Pesaro. Noi non avremmo saputo scrivere parole più vere e profonde nella loro semplicità. Il messaggio dice: in tanti siamo stati in vacanza a Lampedusa anche per aiutarla economicamente. È un paradiso. Proprio attorno all'isola dei conigli, scrive Kate, ho fatto gli incontri subacquei più affascinanti, perfino dei cavallucci marini. Ma queste anime perse così nella disperazione ora mi aprono gli occhi su quel mare, luogo tra i più belli al mondo e al contempo emblema dell'indifferenza per le difficoltà altrui, oltre che della malvagità e dell'avidità di tanti. E penso, scrive ancora Kate, ero sott'acqua a godermi quello spettacolo anziché ad affogare in un barcone per puro caso, solo perché il destino ha voluto nascessi in questa parte del mondo, solo per caso noi non siamo al loro posto e nessuno ci assicura che un giorno non ci troveremo in quel tipo di disperazione. Firmato Kate da Pesaro, dedicato alle vittime di Lampedusa.